Dal telegiornale di Toscana TV in apertura, come tutte le sere partiamo con i dati dei nuovi positivi al coronavirus. In Toscana sono più 4, ieri erano più 10, in Italia sono più 321, ieri erano più 318, il 73,8% riguarda però persone che riguarda la Lombardia. Poi se andiamo nel dettaglio, i malati sono meno 38 rispetto a... siamo nelle province, andiamo a vedere nel dettaglio, Firenze più 2, più 1 Lucca e Livorno, mentre per tutte le altre province 0. E apriamo con una bella notizia, perché oggi hanno riaperto gli Uffizi dopo la lunga chiusura. Con un applauso, già le persone erano in fila ad attendere per entrare a visitare la galleria. Ha seguito proprio l'apertura per noi Chiara Valentini. Perché il primo qui per entrare al museo? Sono un dottorando in storia dell'arte, per cui per me questo è un recupero grandissimo per questa città, ma in generale per questo paese. Lei è una guida, signora? Sono una guida scoraggiata da questa fase terribile. Bisogna ricominciare in qualche modo, e quindi la presenza di una guida è proprio un invito alle persone, ora che un po' di movimento in più c'è. Sta portando dei visitatori? Oggi no, oggi sono venuta un attimo a studiare se ci sono dei percorsi cambiati. In settimana ho un gruppo di italiani. Arriviamo dal Trentino, San Martino di Castrozza, e rientriamo in serata. Solo per gli Uffizi. Ne va la pena. Venuti apposta? Apposta, ne vale la pena, mi sembra, no? Ah no, in realtà io sono venuto a fare l'abbonamento annuale. Il mio programma è di fare un giorno sì, un giorno no, mi faccio una sala o un quadro per una giornata, e siccome abito qui sfrutto questa occasione. Avevo avuto proprio la paura di non vederli per tanto tempo. Questa settimana sarà tutta dedicata alla cultura. L'abbiamo scoperto andando a chiedere informazioni che aprivano oggi, per cui ci siamo messi in fila, perché non ci capiterà più di vedere gli Uffizi così, con poca gente, con calma. Si ricomincia. Incrociamo le dita, forza e coraggio per tutti. Ecco, avete sentito, nuovi percorsi, poche persone. In realtà gli Uffizi non saranno più affollati come prima, ma si potranno vedere con tranquillità. Ci sono dei percorsi, ma vediamo come sarà. Un'apertura soprattutto simbolica, quella della Galleria degli Uffizi, oggi 3 giugno, giorno dell'apertura anche dei confini regionali e statali. Una visita più lenta, più riflessiva, ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, un modello che dovrà valere anche per il futuro. Ci saranno molto meno persone del solito all'interno degli Uffizi, per questo motivo sarà possibile di sperimentare un'esperienza museale molto più pacata, molto più tranquilla, molto più approfondita. In realtà abbiamo già iniziato in questi ultimi anni di rendere la visita più lenta rispetto a prima. Abbiamo messo le panchine, per dare solo un esempio, abbiamo riordinato le opere in una maniera da creare spazio tra le varie opere. Cosa che ora ci aiuta molto, perché rende possibile il distanziamento sociale. Da sempre il museo della Galleria degli Uffizi prevedeva 22 metri quadrati a visitatore, con una presenza massima di visitatori all'interno del museo di 900 persone. Adesso il massimo di persone consentite sarà 450, che corrisponde a 44 metri quadrati. Metri quadrati che sarà difficile da rispettare all'interno delle sale più affollate. Alcune segnalazioni in terra eviteranno gli assembramenti, e i custodi saranno lì anche per distanziare le persone che dovessero accalcarsi. Per quanto riguarda le altre misure di sicurezza, mascherina obbligatoria, disinfettante per le mani, termoscanner all'entrata, la prenotazione, che agli Uffizi costa 4 euro, è consigliata ma non obbligatoria. Il museo è stato pulito e sanificato, anche se una folata di vento durante la conferenza stampa ha dimostrato che forse qualcosa in più poteva essere fatto.
nostra attenta Chiara Valentini, non gli è sfuggito neanche questo particolare. Ora andiamo invece a Prato, a Montemurlo, per la cronaca. Sesso con ragazzini, arrestato uno studente universitario, si fingeva il diavolo, abusava degli adepti, era già indagato da febbraio. Oggi l'arresto, il giovane è stato messo ai domiciliari. Tutti i dettagli in questo servizio di Nadia Tarantino, vediamo. Diceva di essere il diavolo, un vampiro, un lupo mannaro e convinceva le sue vittime, anche minorenni all'epoca dei fatti, marzo e aprile 2019, a piegarsi alle sue voglie e a soddisfare ogni sua richiesta. Uno studente universitario di 23 anni, residente a Montemurlo, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane era stato già indagato a febbraio perché ritenuto il capo di una setta con almeno 4 adepti, 3 ragazzi, 2 dei quali fratelli e una ragazza. La polizia lo ha arrestato oggi su mandato del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, che accogliendo la richiesta della direzione distrettuale antimafia competente per questo tipo di reato ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Allo studente vengono contestati 13 episodi di violenza sessuale. Secondo l'accusa avrebbe costretto gli adepti a subire atti sessuali dopo un patto con il diavolo. Il 23enne sarebbe riuscito a convincere i suoi seguaci di avere poteri soprannaturali e che con la loro collaborazione sarebbe riuscito a cambiare il mondo. Per essere sicuro di avere il controllo sui giovani avrebbe anche messo in scena una sorta di resurrezione, inscenando con l'aiuto di un complice uno strangolamento per poi rialzarsi, sistemarsi il collo e tornare in vita. Non solo, alle vittime avrebbe raccontato che nelle loro vite precedenti avevano avuto identità che solo lui conosceva e che avevano portato a termine la missione di salvare il mondo. Nel tempo lo studente universitario avrebbe acquisito sui ragazzini una forza psicologica tale da avere su di loro il pieno controllo. Secondo la sua dottrina, gli atti sessuali erano la chiave per liberare i demoni. Gli incontri della setta sarebbero avvenuti nel parco di Galceti, nella zona di Galciana e nei pressi della multisala. A far emergere gli abusi sono state le denunce delle famiglie presentate in seguito a un percorso psicologico seguito dai figli. E ancora per la cronaca, sfruttamento della prostituzione e spaccio, ci sono stati 2 arresti a Siena. Il servizio, vediamo. L'operazione Bella Vita è solo il primo passo della Questura di Siena per mettere fine al giro di spaccio di cocaina e di prostituzione nel centro storico della città. L'indagine, cominciata alcuni mesi fa grazie alla segnalazione degli abitanti di un condominio di via Fontebranda, ha portato all'arresto, arresti domiciliari, di 2 uomini, entrambi residenti a Siena, uno di 27 e l'altro di 39 anni. I reati per loro sono di spaccio di sostanze stupefacenti, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Un altro uomo indagato, così come una donna di origine rumena che al momento è ricercata. Questa donna, al di là del fatto che esercitasse probabilmente l'attività all'interno di uno di questi appartamenti, era anche un'importante pedina nello smercio dello stupefacente, perché forniva di singole dosi i clienti che si recavano in quei luoghi mandati dall'altro indagato che aveva la gestione dell'appartamento. Quindi lui prendeva contatti e dava indicazioni a questa donna per fornire la droga. 2 gli appartamenti ad oggi sotto sequestro in cui si consumava il sesso a pagamento, uno in Fontebranda, l'altro in Massetana Romana. Per quanto riguarda la prostituzione, questa avveniva sia in questo appartamento sottoposto a sequestro preventivo in pieno centro di Siena e l'altro appunto in Massetana Romana, quindi in immediata periferia, mentre invece lo spaccio di droga aveva un traffico un po' più capillare, fra cui appunto questo bar. Diciamo che soprattutto nella zona centrale di Siena c'è stato un forte aiuto dei cittadini, diciamo così, che hanno notato, ed era probabilmente inevitabile non notarlo, questo giro particolare di persone all'interno di questo appartamento. E ovviamente hanno riferito tutte queste perplessità alla polizia e la polizia ha attivato i propri accertamenti e alla fine siamo giunti a questo, agli arresti, alle denunce, a scoprire questo concorso in questi reati.
Un 22enne è stato soccorso questa mattina intorno alle 4 dalla polizia dopo essere precipitato per causa in corso d'accertamento da un parapetto del ponte degli Alpini a Firenze nei pressi della fortezza d'Abbasso, facendo un volo di circa 6 metri. Portato in ambulanza all'ospedale di Careggi, il giovane originario del Bangladesh ha riportato una prima prognosi di 30 giorni per fratture e scoriazioni. Indagini sono in corso per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. E restiamo a Firenze, flash mob organizzato da Nursind in piazza Duomo a Firenze per ricordare gli infermieri vittime del Covid-19. Dicono le promesse della regione che però non sono state mantenute. Rachele Campi. Francesco Deodorardino, Anna Poggi, Roberto Marignano. Pronunciano i nomi degli infermieri uccisi dal Covid-19, poi un minuto di silenzio e le ragioni espresse a gran voce davanti al Palazzo della Regione Toscana a Firenze. Nursind, il sindacato autonomo degli infermieri, ha esposto 40 scarpe bianche, le classiche utilizzate nelle corsie degli ospedali. Si sventolano bandiere, ci si tiene la testa tra le mani, il ricordo è vivo e le promesse delle istituzioni all'intera categoria sono disattese. Oggi siamo qua e il motivo è per non dimenticare il vissuto dei colleghi durante l'emergenza Covid-19. Questa è una tappa dopo Torino e Ancona che stiamo manifestando a livello regionale, e quindi è una tappa importante quella di Firenze, proprio in memoria del vissuto e soprattutto incentrata sul ricordo dei colleghi deceduti per questa emergenza. I nostri 40 colleghi rappresentati dagli zoccoli che stiamo disponendo sono appunto il cuore centrale della giornata di oggi, oltre chiaramente a evidenziare le tante promesse che le istituzioni, governatore Rossi e anche altri esponenti statali governativi ci hanno promesso ma non mantenuto. Ecco, di che promesse si tratta? Beh, le promesse sono quelle di riconoscimenti economici e quindi di cose che dovevano valorizzare la professione. In realtà siamo partiti a marzo prospettando un aumento dei salari, cosa non avvenuta. Siamo arrivati ad aprile con un bonus, nemmeno per tutti, di 100 euro, a maggio è sparito tutto. E queste sono le promesse dei nostri eroi, che è stato usato impropriamente come termine, credo, per lavare le coscienze di tanti. E parliamo ancora di lavoratori, in questo caso sono i dipendenti di Cavalli che ribadiscono il loro no al trasferimento dalla sede di Firenze a quella di Milano. I lavoratori di Cavalli si meritano di stare a Firenze e di lavorare come fanno tutte le aziende del lusso. Ne abbiamo tantissime che lavorano nei nostri distretti bene e con profitto, non capiamo perché non lo possano fare loro. Ci fermeremo solo quando ci convinceranno, ad oggi non ci sono riusciti. In occasione dell'incontro tra sindacati e azienda nella sede di Confindustria a Firenze, i lavoratori dello stabilimento di Sesto Fiorentino tornano a ribadire il loro no al trasferimento della sede di Cavalli a Milano, cosa peraltro ribadita dall'azienda a metà maggio, senza però aver spiegato perché ne è presentato un piano industriale. Ad oggi questi lavoratori e queste lavoratrici non sanno se andare a Milano non solo è sicuramente un danno, come dire, familiare, ma non sanno nemmeno se questo potrà permettere la ripresa dell'azienda. È tutto molto scuro. La questione riguarda 170 lavoratori, per molti dei quali un trasferimento equivarrebbe a un licenziamento. Certo, perché è evidente che se anche Milano sono 2 ore di treno, per molte famiglie questo è impensabile. Noi ci aspettiamo una cosa diversa dall'azienda, che ci dica come fanno magari a trovare un direttore artistico da far venire a Firenze, visto che una delle loro motivazioni è che è veramente difficile trovare un direttore artistico che venga a Firenze. Ora questo credo sia sotto gli occhi di tutti che è abbastanza inaccettabile. Ma quante possibilità ci sono che l'azienda torni sui suoi passi e rinunci al trasferimento della sede da Firenze a Milano a settembre? Noi faremo di tutto perché questi margini ci siano e perché ci sia chiarezza sul futuro della Roberto Cavalli, questo anche al di là della questione della sede. Non c'è una prospettiva che dia garanzie occupazionali nel tempo a chi oggi lavora alla Roberto Cavalli, sia a Firenze che a Milano. Qualcuno ci dice, dopo Milano c'è Dubai.
E il deputato del PD Antonello Giacomelli ha scritto al sindaco di Prato Matteo Biffoni per sollecitare un chiarimento sul perché molti pratesi non abbiano ancora ricevuto la cassa integrazione. Nonostante le risorse stanziate, scrive Giacomelli, e le iniziative di sollecitazione assunte, continuano le segnalazioni di problemi. Tutto questo mentre INPS Toscana assicura di aver mandato in pagamento tutte le richieste. Credo sia necessario chiarire e farlo in tempi brevi. So bene, continua il deputato, che l'amministrazione comunale non ha potere in merito, ma ti chiedo, rivolgendosi al sindaco, se ritieni di promuovere un incontro anche con i responsabili dell'INPS e con chi riterrai per chiarire definitivamente la cosa. Ti sarei grato, conclude, se tu ritenessi di coinvolgere anche Regione ed ABI. E oggi il sindaco di Firenze, Nardella, ha convocato una conferenza stampa sul nuovo stadio per chiarire la sua posizione. La proprietà della Fiorentina dice libera di fare ciò che vuole. Vediamo. Il rispetto, la collaborazione, l'ammirazione verso Rocco Commisso, la sua famiglia, i suoi collaboratori come Gio Barone sono gli stessi del primo giorno, anzi sono ancora più grandi del primo giorno. Non sono né irritato, né geloso, né invidioso di altre decisioni che possono essere prese in altri comuni. La proprietà è libera di fare le proprie scelte. Rifiuta il sindaco di Firenze di essere messo in contrapposizione con Rocco Commisso. Nessuna acrimonia, nessuna frattura. Ma visto che tutti adesso stanno con Rocco, il nuovo stadio dove si farà? Non ho ancora visto alcun progetto per campi. Quando lo vedrò mi esprimerò come sindaco della città metropolitana, risponde Nardella. Intanto, ribadisce più volte, continuo a lavorare per Firenze. Tradotto significa da un lato che il progetto del mercato ortofrutticolo alla Mercafir si farà e dall'altro che andrà avanti il progetto di riqualificazione dell'intero quartiere di Campo di Marte, già previsto nel programma di mandato. Perché nessuno si può prendere la responsabilità in ogni caso di lasciare abbandonato uno stadio che è un monumento alla storia del calcio e dello sport. Ma che Nardella nell'opzione Franchi ancora ci speri è evidente da come si accalora sull'ipotesi di ristrutturazione del vecchio stadio sottoposto a vincoli paesaggistici. È uno scandalo, una vergogna nazionale, dice, che non si possa ristrutturare e toccare i beni culturali, non si può mettere sullo stesso piano un acquedotto romano e uno stadio di cemento armato. Siamo anche noi vittime di una burocrazia che ci vincola nelle nostre decisioni. Per questo promette battaglia a livello governativo, parlamentare, con la sovrintendenza, affinché sia cambiata la legge. Ma con quali tempi? Il decreto semplificazione è in preparazione, poi ci saranno 60 giorni per la riconversione. Nel giro di 3 mesi sapremo dare tempi precisi, promette Nardella. Vedremo se saranno abbastanza fest per Commisso. Anche perché alla domanda se ci possano essere altre opzioni, oltre alla Mercafir, allo stadio e a Campi Bisenzio, Nardella risponde: niente è impossibile, sono pronto a valutarle. E i tempi si allungano. E vareremo il manifesto degli studi a fine giugno, come ogni anno, senza nessun ritocco alle tasse. Lo ha annunciato Luigi Dei, rettore dell'Università di Firenze, in una videoconferenza con la stampa. Era fra le ipotesi, ha spiegato, ma ho deciso di non farne niente. Il problema non sono le tasse, ma cercare di dare contributi agli studenti affinché le paghino, perché la paura di una limitazione del diritto allo studio per via della crisi economica l'abbiamo ed è molto forte. Coronavirus, Toscana verso la fase 3, vediamo qual è l'analisi dell'ARS, l'Agenzia Regionale Sanitaria della Toscana, dopo la riapertura. Caterina Gonnelli. È quasi passato un mese dalla riapertura del 4 maggio, 15 giorni da quella integrale del 18 maggio. L'ARS Toscana scatta la fotografia sull'andamento della fase 2 e la situazione nella nostra regione è del tutto favorevole. È asintomatico, pauci sintomatico, quasi il 90% dei nuovi casi di coronavirus, 47 in tutto diagnosticati in Toscana nell'ultima settimana. Secondo l'Agenzia Regionale di Sanità, il dato della minor gravità dei casi e non del virus che i servizi territoriali e ospedalieri toscani stanno incontrando lo si desume anche dalla percentuale di utilizzo delle terapie intensive sui casi totali, compresi i deceduti e i guariti. In Toscana e in Italia la quota dei più gravi, identificati dai ricoveri in terapia intensiva sui casi totali, continua a scendere e oggi si assesta allo 0,2%.
Se non consideriamo il dato del 25 maggio, rilevano ancora gli esperti dell'ARS, in Toscana sono 58 i giorni in cui il numero dei ricoverati per Covid-19 nei reparti dedicati scende e sono ormai poco più di 25 le persone adesso ricoverate in terapia intensiva. Erano circa 300 all'inizio di aprile. I dati in effetti sono favorevoli per quasi tutte le regioni, anche secondo il sistema di monitoraggio voluto dal Ministero della Salute e implementato dall'Istat. La curva italiana delle nuove diagnosi è però ancora pesantemente condizionata dalla curva epidemica della Lombardia e questo richiede una certa attenzione, dunque l'uso del gel, delle mascherine e della distanza. Tornando alla situazione della Toscana, è attualmente guarito oltre l'80% di chi ha contratto il virus. Al 2 giugno sono 1053 invece le persone la cui causa di morte è direttamente attribuibile al Covid-19. E codice giallo per piogge temporali e vento su tutta la Toscana a partire da mezzogiorno di domani fino alla mezzanotte. E una notizia arrivata proprio in questo momento, un boscaiolo di 47 anni è morto travolto da un albero in una foresta del Casentino, in Toscana naturalmente, siamo qui nella provincia di Arezzo, a Prato Vecchio. L'incidente è avvenuto in località Calla. L'allarme è stato dato dai colleghi e dal datore di lavoro che si trovava sul posto. E andiamo a Grosseto per parlare del piano della mobilità sostenibile, ci racconta tutto Carlo Sestini. Adottato il piano urbano della mobilità sostenibile di Grosseto, 30 giorni per l'osservazione e poi l'approvazione in consiglio comunale. Un piano che stravolge completamente l'idea del piano urbano della mobilità perché si rivolge essenzialmente alle esigenze dei cittadini. C'è l'aggiunta della parola S, sostenibile, quindi amico dell'ambiente, ascoltando appunto il parere, le osservazioni e le integrazioni proposte dal cittadino. Lo abbiamo adottato in giunta, adesso ci saranno 30 giorni per le osservazioni e poi lo passeremo al vaglio del Consiglio Comunale. Una nuova modalità trasparente e interattiva di percepire appunto tutte quelle azioni che vogliono favorire l'utilizzo della mobilità dolce, della mobilità sostenibile, a partire dall'utilizzo del trasporto pubblico locale, a proseguire con gli incentivi dati alle due ruote, alle biciclette, con progettualità estremamente interessanti, a proseguire con la nuova pianificazione delle zone a traffico limitato e la creazione anche di strumenti che favoriscono l'esercizio commerciale proprio a seguito del Covid-19. È un percorso che è stato iniziato già diversi anni fa, questo del PUMS. È un percorso importante che volge al termine, finalmente abbiamo un piano urbano della mobilità sostenibile e lo proponiamo alla città. La città farà le proprie osservazioni, i cittadini e saranno partecipi. Quali sono i punti più importanti che contraddistingueranno il PUMS? Sono tutti quelli che caratterizzano la mobilità moderna, anche se in questa situazione del Covid moderno è una parolona. Basti pensare per esempio al TPL e al trasporto pubblico locale e poi soprattutto l'interesse per la mobilità dolce, ovvero sia la bicicletta. All'interno c'è il biciplan che definisce come sono e come saranno le piste ciclabili e poi le zone 30. Abbiamo poi il tema della logistica, ovvero sia la distribuzione delle merci, il tema della sosta con tutte la gestionalità che dovrà essere ancora più importante che in passato, perché dovrà tener conto anche delle criticità che vengono in questa fase di ripresa. Non ultima la sicurezza, quindi gli interventi di moderazione del traffico, che non sono una novità. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.